Bentornati a tutti sul canale. In questo nuovo video andiamo a sbirciare la nuova versione 4 di OpenHub, uscita ormai da qualche settimana e attualmente in versione Milestone 1. Per fare questo e non distruggere il mio attuale setup basato sulla versione 3.4, utilizzo il Raspberry 3 sul quale stanno girando dei container Docker per Grafana e TasmoAdmin, e su questo Raspberry andrò a eseguire anche il container Docker di OpenHub 4. Diciamo che per testare le nuove versioni utilizzare Docker è di grande aiuto perché ci permette di fare diverse prove con appunto diverse versioni dello stesso software senza sporcare il sistema principale. Avrei potuto fare la stessa cosa sul Raspberry 4 su cui sta girando OpenHub 3, però visto che ho già un Raspberry a disposizione un pochino più libero, preferisco utilizzare quello. Seguitemi quindi, così andiamo a vedere insieme come si presenta il nuovo OpenHub 4. Eccoci sulla ormai nota home page di OpenHub del sito e andiamo a vedere quindi quali sono gli step da seguire per installare OpenHub con Docker. Quindi andiamo nella pagina di download, selezioniamo Docker e selezioniamo Milestone 4.0.0.M1, che è l'ultima versione disponibile di OpenHub. Quindi andiamo a vedere sull'hub Docker le informazioni dell'immagine OpenHub. Ci viene spiegato un po' quali sono le varie versioni che abbiamo a disposizione, su quali ambienti gira e quali sono le modalità di utilizzo di questa immagine. Per chi conosce Docker e i container è abbastanza standard la procedura. Io in questo caso vorrei provare a utilizzare il compose file, che non è nient'altro che un file YAML descrittivo che mi permette di specificare le varie opzioni di creazione del container di utilizzo dell'immagine. Abbiamo diverse possibilità col Docker compose. Probabilmente una utilizza i volumi nativi di Docker, che dovrebbe essere questa, quindi con il nome di un volume che mappa il path della nostra immagine e che poi va a scrivere i file di queste cartelle all'interno del file system del Raspberry in directory che però decide Docker. Altrimenti si possono mappare delle directory definite da noi che mappano appunto delle cartelle presenti nell'immagine Docker. Io provo a usare la versione con i volumi di Docker, giusto così per fare una prova, e quindi sfrutterò questo Docker Compose. Io sul Raspberry 3 che voglio utilizzare per questo test ho anche il container di Portainer in esecuzione che mi permette di gestire in maniera grafica i miei container Docker attualmente in esecuzione sul Raspberry. Quindi se mi loggo, entro nel mio ambiente, vedo che attualmente ho tre container, Grafana, Portainer stesso che anche lui gestisce i container ma è anche lui stesso un container e TasmoAdmin. Alla fine della procedura di installazione del container di Docker dovrei trovarmi qua dentro anche il container Docker. Entriamo adesso nel terminale del Raspberry, in modo tale da poter eseguire i comandi che mi permettono di mandare in esecuzione il file Docker Compose. Da Raspberry, in teoria, io ho la possibilità di vedere cosa sta facendo il mio Docker. Ah sì, scusate, devo entrare come amministratore. E vedete che ci sono i tre container che vedevamo anche da Portainer. A questo punto io mi metto. Vediamo se ho la cartella data, ok, Docker. Allora, qua magari mi creo la cartella OpenHub e qui dentro ci metto il mio Docker Compose. Entriamo in Edit, mi copio questo codice, lo inserisco nel file. Gli vado a dire però che voglio la versione di OpenHub 4.0.0. Andiamo a vedere sulla documentazione qual è il tag giusto.
perché qua ci sono a disposizione tutti i tags pubblicati per questa immagine. Vediamo un po' se metto 400 cosa trovo. Ok, prendiamo la 400M1, che va bene anche per l'ARM. Quindi 400M1.m1, scritto così, perfetto. Restart always per far sì che il container riparta in automatico nel caso vada giù Docker, vada giù il container, oppure si venga fatto il reboot della macchina o del servizio di Docker. Network mode host per far sì che il container venga visto in rete. E poi c'è da montare i vari volumi per i dati, per rendere persistenti i dati, perché con i container Docker, se non si montano dei volumi esterni al container stesso, nel momento in cui si ricrea il container perché bisogna fare degli aggiornamenti all'immagine o altro, si perdono tutti i dati gestiti fino a quel momento. Quindi normalmente bisogna montare dei volumi esterni. In questo caso, vabbè, vengono montati questi due file per permettere la gestione del time zone, del local time, anche nell'immagine del container, per far sì che prenda le stesse impostazioni che ci sono sul Raspberry. E poi vengono montati tre volumi: OpenHAB Addons, OpenHAB Conf e OpenHAB User Data, che sono le cartelle di OpenHAB. Vedete che mappano i percorsi OpenHAB Addons, OpenHAB Conf e OpenHAB User Data, che sono le cartelle in cui normalmente vengono fatte le personalizzazioni all'installazione di OpenHAB. Quindi sono appunto quelle cartelle i cui file è necessario preservare anche al cambio di versione o di aggiornamento del container. Vengono settate delle variabili d'ambiente, lasciamo quelle che vengono messe di default e magari cambiamo solo il time zone passato a Java, togliendo quello tedesco, mettendo quello dove sono io, quindi a Roma, Italia. E poi le porte su cui vogliamo andare in esecuzione OpenHAB, che sono le classiche. E poi semplicemente la definizione dei volumi di Docker con il relativo driver per il montaggio, in questo caso local, quindi si appoggeranno al file system del Raspberry. Salviamo questo file, io devo solo vedere se ho Docker Compose. Ok, ha risposto, quindi probabilmente ho il software giusto. Vediamo che versione ho, versione 2.16, probabilmente dovrebbe andare bene allora. Andiamo a leggere sempre sulla documentazione. Ok, per lanciare questo file e creare quindi il container relativo all'immagine di OpenHAB, bisogna lanciare Docker Compose app-d, che manda in esecuzione appunto il container, lo crea e lo manda in esecuzione. E qua bisogna vedere il discorso dell'utente del gruppo con cui viene lanciato OpenHAB. Quindi nel container OpenHAB viene lanciato con l'utente OpenHAB che ha identificativo 9001 e gruppo 9001. Quindi qua ci viene detto che dobbiamo avere o la stessa configurazione anche sul nostro Raspberry, oppure dobbiamo lanciare il container Docker con un altro utente e passarlo nel comando di creazione del container. Ok, allora andiamo a creare il nostro utente, seguiamo queste istruzioni giusto per non inventarci nulla. Quindi ci creiamo il nostro gruppo, il nostro utente OpenHAB di tipo sistema, che non può fare un login interattivo ma serve solo per l'esecuzione del container. E adesso andiamo ad aggiungere l'utente standard del Raspberry al gruppo OpenHAB come suo ulteriore gruppo di appartenenza. Quindi eseguiamo questa istruzione. E il my own user mettiamo P. Ok, a questo punto dovremmo essere a posto. Proviamo a lanciare il comando di Docker Compose. Docker Compose app-d, che vuol dire daemon app, quindi mi rilascia il prompt e intanto cerca di creare il container. Vediamo cosa succede. Scusate, ho sbagliato sequenza. Via.
Adesso la prima cosa che dovrebbe fare è scaricare l'immagine che gli ho chiesto della versione di OpenHub, appunto, che gli ho chiesto, e poi creare i volumi, creare il container e mandarlo in esecuzione, aprire le porte e poi speriamo che funzioni. Lasciamolo scaricare, ci vediamo dopo. Download è finito, adesso sta estraendo i pacchetti. Adesso sta creato il container e dovrebbe averlo mandato in esecuzione. Adesso qui è scritto in blu su nero, si legge niente. Comunque sembra che non abbia avuto errori. Vediamo su Portainer cosa è successo. Se io aggiorno l'elenco dei container, ecco il mio container di OpenHub che si sta avviando. Vediamo se dai log riusciamo a vedere qualcosa. Probabilmente il primo avvio è un po' pesante perché deve fare tutta la creazione delle varie strutture dati eccetera di OpenHub. Tanto avrebbe dovuto crearmi almeno i volumi. Perfetto, i volumi me li ha creati, che mappano questa cartella qui del Raspberry, quindi poi andremo a vedere i dati eventualmente se vogliamo modificare la configurazione di OpenHub, quindi il file degli items, delle things eccetera all'interno di questa cartella, se non vogliamo usare l'interfaccia grafica ovviamente. Sinceramente non so neanche che cosa è cambiato su OpenHub 4 e quindi lo scoprirò man mano. Andiamo sul container. Ok, aspettiamo. Ok, finalmente è salito ed è andato in healthy, quindi a questo punto potremmo vedere, visto che abbiamo configurato la rete come host, le porte che sono in uscita dal container dovrebbero essere viste anche dall'host, quindi dal Raspberry. Vediamo se effettivamente ci risponde la nostra interfaccia. Quindi vado sull'IP del Raspberry, porta 8080. Ok, quindi risponde. Adesso ci sarà il solito wizard, vediamo se ha delle differenze rispetto al solito. Ok, facciamo un veloce setup. Bene, ma direi che al momento sembra abbastanza uguale a prima. Andiamo a vedere che effettivamente sia la versione 4. Sì, è la versione 4. Io la metto dark che mi piace di più. E direi che al momento sembra abbastanza simile alla versione 3. Magari in un prossimo video proviamo a esportare e importare dall'attuale versione 3 che sta girando sull'altro Raspberry in questa versione 4. Vediamo intanto se l'operazione va a buon fine o se ci sono delle problematiche di migrazione. Per il momento direi che possiamo fermarci qua.